È ormai un trend consolidato, i PC portatili di nuova generazione offrono sempre meno porte per connettere le periferiche esterne. In particolare, se hai acquistato un PC portatile tra il 2020 e il 2021, probabilmente avrai già notato che le uniche porte a disposizione sono una o due USB Type-C, ovvero quelle piccolette di nuova generazione. Mancano probabilmente però tutte le porte classiche delle quali potreste aver bisogno. Il nuovo trend, infatti, è anche quello di rimuovere le vecchie porte USB Type-A, quindi quelle classiche rettangolari, che però ancora oggi servono tantissimo per connettere varie periferiche esterne, come ad esempio il ricevitore del mouse, oppure qualche vecchia stampante USB, oppure un microfono professionale come quello che sto usando in questo momento, oppure ancora una chiavetta USB o un disco fisso esterno. Tutte queste periferiche che magari funzionano ancora benissimo non sono immediatamente compatibili con i nuovi PC portatili, però ormai, come sappiamo, mancano anche tutte le porte, come ad esempio quelle per connettere la rete cablata, ma anche per connettere gli schermi esterni, come magari i vecchi schermi DVI, oppure gli schermi DisplayPort, o persino a partire da questa generazione è stata rimossa anche la porta HDMI. Insomma, per farla breve, la maggior parte delle periferiche che hai a disposizione oggi non sono meccanicamente compatibili con il tuo nuovo PC. In questo video vedremo come risolvere la situazione acquistando un hub USB Type-C. Si tratta sostanzialmente di uno scatolotto che appunto viene connesso fisicamente al PC tramite una porta USB Type-C e poi ci offre però tutte le porte di espansione di vecchio tipo delle quali potremo aver bisogno. Quindi USB Type-A in quantità, sicuramente anche l'uscita video, una HDMI per lo schermo esterno e in alcuni casi anche la porta per la rete cablata, oltre al lettore di schedine SD e micro SD. Se quindi hai bisogno di uno strumento come questo, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Se vai su Amazon e cerchi hub USB Type-C, otterrai chiaramente una valangata di risultati. Ce ne sono veramente moltissimi ad ogni punto di prezzo e con ogni funzionalità. Per restringere quindi la lista e cercare di capire quali sono i migliori, quelli da scegliere per quest'anno, ho fissato un paio di paletti su alcune caratteristiche che sono indispensabili. Innanzitutto, un buon hub USB Type-C deve sicuramente offrirti perlomeno due porte USB 3.0 Type-A, quelle classiche. Perché due porte? Perché in linea di massima potrai sempre collegare una chiavetta USB e un disco fisso esterno a queste due porte senza bisogno di dover togliere e mettere. Poi in particolare ci serve almeno un'altra porta USB che può essere anche una USB 2.0 per collegare il ricevitore del mouse, perché probabilmente se utilizzi il tuo PC portatile per molte ore al giorno non vorrai utilizzare il touchpad ma vorrai connettere un mouse esterno. Se però non c'è una porta USB 2.0 vanno benissimo anche tre porte USB 3.0. Infine, come minimo, il nostro hub deve offrirci anche il power delivery, ovvero la possibilità di connettere l'alimentatore di PC direttamente all'hub per poi fornire la corrente al computer. Questo è importante perché alcuni PC di fascia media e bassa, in particolare, offrono una sola porta USB Type-C che viene utilizzata anche per l'alimentazione. E in caso quindi non fosse presente il power delivery, saremmo costretti di scegliere se utilizzare il PC collegato all'alimentazione oppure collegarlo appunto al nostro hub, che è chiaramente una grandissima fregatura. Se invece abbiamo il power delivery sull'hub, potremo utilizzare semplicemente anche le nostre periferiche mentre siamo collegati alla presa elettrica. Questo è il minimo assoluto, però ci sono un'altra serie di caratteristiche che trovo assolutamente importanti. Ad esempio, l'HDMI per collegare uno schermo esterno, il connettore Ethernet per la rete cablata, sicuramente un lettore di schede SD e micro SD, il jack audio da 3,5 pollici, molto importante perché stanno rimuovendo in una follia totale persino quello dai nuovi PC. E poi ci piacerebbe anche avere magari un'uscita VGA oppure di sub per collegare i vecchissimi monitor. È importante questa porta soprattutto perché presso i centri congressi, presso tutti i luoghi di lavoro viene ancora utilizzata per poter sfruttare i proiettori installati a soffitto. Quindi è sicuramente importante averla soprattutto per chi lavora e fa presentazioni. Infine, fa sicuramente piacere avere la possibilità di avere a disposizione un'altra porta USB Type-C direttamente sull'hub, in modo che possiamo comunque collegare in cascata anche le periferiche di nuova generazione che dovessero uscire da qui ai prossimi anni.
In ultima battuta, siccome come dicevo prima c'è una quantità di assortimento di questi prodotti infinita, il prezzo deve essere compreso tra i 40 e i 100 euro, perlomeno per il grande pubblico che non ricerchi soluzioni specializzate. Se non stiamo acquistando ad un prezzo troppo superiore, stiamo andando fuori budget per il tipo di adattatore di questo tipo. Dopo oltre 6 ore di ricerche nei siti specializzati con tutte queste caratteristiche sotto mano, il miglior adattatore hub USB Type-C che ho trovato è sicuramente questo Dodo Cool POE457963-16-7R6, uno dei nomi più folli della storia del marketing. Mi è piaciuto veramente tantissimo questo adattatore, ne ho già comprato uno anche per me che dovrebbe arrivarmi a breve, perché per poco meno di 50 euro ci portiamo a casa un hub USB Type-C che offre appunto tutte le caratteristiche che ho appena elencato e anche molto di più. In particolare troviamo 3 porte USB 3.0 di tipo Type A, 3 porte USB 2.0 Type A, l'importantissima funzionalità del Power Delivery con capacità fino a 100 watt, che è un massimo previsto dalla specifica, l'uscita HDMI per collegare gli schermi esterni, una Ethernet da 1 gigabit al secondo, il lettore di schede SD, il lettore di schede micro SD, un jack audio da 3,5 mm, l'uscita video VGA per collegarsi ai vecchi schermi e anche la porta dati USB Type-C. Insomma, questo è un dispositivo veramente completissimo che possiamo pensare anche di lasciare fermo sulla scrivania per collegare veramente tutte le nostre periferiche tramite un unico sistema. Ci sono solo 2 punti di attenzione da tenere a mente. In particolare non sono presenti le uscite DVI e DisplayPort per collegare gli schermi esterni, ma è sicuramente un problema minore perché basterà utilizzare un cavetto di conversione appropriato. In seconda battuta la carenza più significativa è che la porta HDMI è in versione 1.4 e non HDMI 2.0. Questo significa che non saremo in grado di collegare uno schermo Ultra HD, quindi un 4K, a questo dispositivo e avere la frequenza di refresh ottimale di 60 Hz. Quindi nessun problema con gli schermi Full HD, però se collegheremo uno schermo 4K Ultra HD avremo un'esperienza d'uso sicuramente inferiore. Per il resto siamo davanti ad un dispositivo veramente ottimo che offre tantissime porte, tantissima varietà ad un prezzo sicuramente concorrenziale e riceve quindi la mia raccomandazione come miglior dispositivo USB Type-C di questa generazione. In caso il modello appena citato fosse esaurito oppure il prezzo salisse troppo rispetto ai 50 euro, la mia seconda scelta è questo Vava VAUC006, un hub USB Type-C che costa una decina di euro in meno, offre meno porte, ma sicuramente è molto tascabile e si tratta di un prodotto di ottima qualità, perché si tratta esattamente del dispositivo che mi ha fornito l'azienda per la quale lavoro e che sta nel mio zaino da quasi 2 anni e funziona per 8 ore al giorno tutti i giorni senza aver mai mostrato un problema. Per quanto riguarda la dotazione di porte, abbiamo 2 USB 3.0 Type-A, quindi quelle classiche, una USB 2.0 Type-A, una USB Type-C con Power Delivery a 49 Watt, una HDMI per collegare gli schermi esterni, il connettore Ethernet per la rete cablata, il lettore di schede SD e anche quello per le schede micro SD. Anche qui il connettore HDMI è solo in versione 1.4, quindi purtroppo rimane il problema di collegare gli schermi 4K alla massima risoluzione. Per il resto un ottimo dispositivo, leggerissimo, sta anche nello zaino davvero molto comodamente e che prende quindi la mia raccomandazione come seconda scelta d'eccellenza. Chi avesse assolutamente bisogno di collegare un schermo esterno 4K alla massima risoluzione dovrebbe invece scegliere questo dispositivo USB Type-C. Si tratta di un HP Envy USB Type-C, quindi si chiama Envy come la serie di portatili. Si tratta questo di un dispositivo di fascia alta che costa un po' di più rispetto ai modelli citati, proprio perché in particolare offre una porta HDMI 2.0 che ci permette di collegare gli schermi ad altissima risoluzione 4K utilizzandoli poi alla frequenza di refresh ottimale di 60 Hz. Per il resto questo è un po' il suo punto di forza, oltre al fatto che offre sicuramente il Power Delivery e 2 porte USB Type A in versione 3.0. Quindi si tratta sicuramente di un ottimo dispositivo, veramente piccolissimo da trasportare e portare in giro, ha anche il supporto per la risoluzione 4K, però offre chiaramente meno porte rispetto agli altri dispositivi di cui abbiamo appena parlato.
A tutti gli amici squatrinati che cercassero un prodotto il più economico possibile, invece ho trovato questo modello Arcanite o Arcanite, non so bene come si legga, LUCN2389 su Amazon. Si tratta di un hub USB Type-C che costa appena 20 euro, però ci offre comunque tutte le caratteristiche fondamentali che dovremmo cercare in questo prodotto. In particolare due USB Type-A 3.0, una USB 2.0, quindi quelle di tipo classico sempre Type-A, e USB Power Delivery fino a 100 watt, quindi il massimo possibile potremo caricare anche i notebook di nuovissima generazione. Tutto questo per 20 euro, chi cerchi il miglior dispositivo economico come hub USB Type-C dovrebbe sicuramente rivolgersi a questo apparecchio. All'estremo opposto invece, tutti quelli che siano disposti a spendere il massimo possibile per avere il miglior hub USB Type-C in circolazione, segnalo questo Dell Universal Dock D6000. Si tratta di un apparecchio di fascia altissima che costa 176 euro, quindi è veramente molto costoso per un accessorio di questo tipo, che ha però delle caratteristiche peculiari che non troviamo negli altri apparecchi. In particolare ci offre la possibilità di collegare uno schermo addirittura 5K, che sono particolarmente apprezzati dai professionisti della grafica. Il punto forte di questo dock è sicuramente la possibilità di collegare un sacco di monitor ad altissima risoluzione, però troviamo comunque anche 4 USB 3.0 Type-A, 2 DisplayPort, una HDMI 2.0, USB Type-C con Power Delivery fino a 65 watt, una Ethernet per la rete cablata, 2 jack audio per connettere casse e cuffie e una porta dati USB Type-C alla quale collegare in cascata eventuali altre periferiche. Questo è un dispositivo dalla lasciare sulla tavola perché richiede anche un alimentatore che è veramente un piccolo mattoncino, quindi sicuramente questo è un dispositivo professionale, anche perché c'è il Kensington Lock, ovvero quello che permette di ancorare questo apparecchio alla scrivania per fare in modo che non venga rubato se magari siamo in un'area all'aperto, comunque in un ufficio in cui circolano parecchie persone. Dicevo, si tratta di un hub USB Type-C sbilanciato sulla uscita video, perché in particolare possiamo collegare, come dicevo, uno schermo 5K alla risoluzione nativa 5120x2880 pixel ai 60 Hz di frequenza di aggiornamento ottimale, sfruttando in questo caso entrambe le porte DisplayPort che ci offre questo hub. Possiamo invece collegare due display 4K alla risoluzione nativa 3840x2160 sempre a 60 Hz, utilizzando una DisplayPort e la HDMI per i due monitor, o infine possiamo addirittura collegare tre monitor a risoluzione 4K, di cui però i primi due funzioneranno con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, mentre invece il terzo andrà solo a 30 Hz. Si tratta dunque di un prodotto sicuramente molto specialistico, rivolto da una nicchia di pubblico molto specifica e che quindi costa veramente un sacco di soldi, che però sicuramente farà la felicità di chi ha bisogno di collegare molti monitor in modo ottimale. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie. Grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, quindi Windows, Internet, Linux, Bitcoin e che più vi appena metta, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Ciao, al prossimo video.